Viviamo senza conoscerci. Questo è in estrema sintesi il succo di questo bellissimo romanzo di Javier Marías, il maggior scrittore spagnolo contemporaneo, intitolato Berta Isla. Berta Isla è il nome della protagonista del libro e ha sposato Tom. Si conoscono dai tempi del liceo e quindi sono stati fidanzati, eccetera, c'è tutta una storia che non vi racconto. Poi si sposano e poi a un certo punto si capisce che lei non sa chi è Tom. Perché non sa chi è Tom? Perché a un certo punto del libro, quasi subito, si capisce che Tom è una spia dei servizi segreti. E dietro il lavoro formale di apparenza che c'ha, sparisce per lunghi periodi dell'anno, la moglie non lo vede e viene a sapere che lui è un agente dei servizi segreti. Perché vi consiglio questo libro? Perché da una parte è un romanzo d'autore, cioè un romanzo di letteratura alta, non è un romanzo, un romanzetto, però è anche accattivante come un bestseller. C'ha una trama che per certi aspetti potrebbe ricordare I tre giorni del Condor o i grandi romanzi di spionaggio, i grandi film polizieschi, e però nasconde dietro un discorso un pochino più interessante, un pochino più serio. E poi la scrittura e l'orchestrazione del romanzo sono assolutamente magistrali. Si vive dandosi le spalle, dice Javier Marías, cioè il romanzo è un romanzo sulla impenetrabilità dei rapporti di coppia, forse della impenetrabilità di ogni vita che non possiamo conoscere fino in fondo. E allora la letteratura fa quello che noi non riusciamo a fare, cioè appunto la difficoltà di scandagliare quel grumo di segreti, di lealtà, di tradimenti che sovrintende il destino di tutti noi e soprattutto delle relazioni di coppia. Javier Marías è bravissimo a scrupugliare col bisturi del romanzo, della letteratura, i nodi che rendono impossibile la genuina autenticità di ogni relazione. Quello che Javier Marías vorrebbe dire è che noi crediamo di conoscere nostra moglie, nostro marito, nostro figlio, nostro fratello, nostra madre, ma in realtà non è così. E quindi dice Javier Marías: Berta Isla sapeva di vivere parzialmente con uno sconosciuto, e un uomo che non può dare spiegazioni su mesi interi della propria esistenza finisce per arrogarsi la licenza di non darne mai su nessun aspetto della sua vita. Eppure Tom era anche parzialmente una persona che faceva parte da sempre della sua vita, di quelle che si danno per scontate come l'aria. Non ci si sofferma mai a scrutare l'aria. Questo è il tema. Noi diamo per scontato di conoscere le persone con cui abitiamo, ma non è così. E allora vi leggo qualche brano per farvi capire un po' qual è il tono del libro. Com'è facile essere all'oscuro? Forse è il nostro stato naturale, pensa Berta Isla. Anche Tomás probabilmente lo è, non solo io, non solo io. Anche lui nel suo mondo contraddittorio, torbido e inquieto, e di certo lo è rispetto alle cose che mi riguardano. Lui è una spia dei servizi segreti, ma lei, che è una donna normale, forse non è meno segreta a lui di quanto lui lo è con lei. E allora, cos'è che rovina tutto? Dice Javier Marías. Rovina tutto la voglia nostra di conoscere, di sapere. Se noi ci accontentassimo della superficie, forse saremmo più felici, anche se ci sono i tradimenti, gli adulteri, anche se ci sono le incomprensioni, anche se quella persona non è quello che sembra, chi se ne frega, tiriamo avanti. L'ansia di sapere è una maledizione, è la massima fonte di disgrazie. La gente lo sa o lo intuisce, eppure non riesce a soffocarla. E allora da essere una storia, un romanzo, in parte un romanzo d'amore, in parte un romanzo in un certo senso di intrigo e di mistero, diventa un romanzo filosofico, esistenziale.
possiamo sempre dire: a me non risulta di quello che non ci risulta. In realtà è molto poco quello che ci risulta. Voglio dire che quasi tutto quello che sappiamo lo sappiamo perché ce l'hanno raccontato altre persone, oppure i libri, i giornali e le enciclopedie. Noi tutto quello che sappiamo del mondo lo leggiamo dai giornali o dalla televisione. Non è che noi conosciamo Mattarella o Trump o... E lo stesso vale per la storia. Noi Napoleone ce l'ha raccontato il libro di storia, e così Hitler. Noi non assistiamo a quasi nulla, non vediamo quasi nulla, non siamo in grado di affermare quasi nulla con certezza, anche se lo facciamo di continuo. Cioè noi ci fidiamo di quello che ci dicono gli altri. E se ci fidiamo per la storia, per la politica, per l'attualità di ogni giorno, figuriamoci se non ci fidiamo di nostro marito o di nostra moglie. E allora è anche un discorso sul matrimonio, è anche un discorso sullo stare insieme, che spesso non è molto pensato. Sentite questa frase: ci sono molte donne che muoiono dalla voglia di avere un uomo, purché sia, e ci sono altrettanti uomini che muoiono dalla voglia di avere una donna. Finiscono per incontrarsi fra di loro e ne viene fuori un mondo insoddisfatto. Questo è, insomma, la intelaiatura che sta sotto questo libro, che poi dice un'altra cosa: dice che il destino non ce lo scegliamo noi. Io non vi dico perché Tom è diventato spia, ma c'è, il libro lo racconta, non l'ha voluto lui, e forse nessuno di noi ha voluto essere quello che siamo. Non solo quelli che si lamentano, i poveri, ma neanche i grandi. La regina d'Inghilterra dice: Maria, se secondo voi ha scelto lei di essere regina d'Inghilterra, lei meno di tutti ha scelto quello che doveva essere, è nata così. Quindi il nostro destino non lo scegliamo, ci cala addosso, e noi non possiamo che accettarlo. E allora il romanzo Javier Marías Berta Isla, edito da Einaudi, è diciamo perfetto sia per quelli che leggono Agatha Christie che per quelli che leggono Kafka. E concludo con un'ultima citazione: ogni creatura umana è destinata a costituire un profondo e segreto mistero per tutte le altre. Una considerazione solenne, quando giungo in una grande città di notte, è che ciascuna di quelle case oscuramente raggruppate racchiude il suo segreto, che ogni stanza racchiude il suo segreto, che ogni cuore che batte nelle centinaia di migliaia di petti che lì si celano è, in alcuni dei suoi pensieri, un segreto per il cuore che gli è più vicino. E c'è in tutto ciò un senso di spavento. Ecco perché forse Javier Marías ha deciso di far diventare Berta Isla una sorta di thriller esistenziale, che si legge d'un fiato, che è scritto benissimo e che ha una sensibilità nei suoi contenuti che, ibridato con il romanzo di genere e fondato sul tema dell'identità, lo fanno essere, come vi dicevo, una via di mezzo fra un bestseller popolare e un grande romanzo d'autore. Grazie, alla prossima.